Allora, finalmente oggi pomeriggio è arrivato anche il mio pacco. E purtroppo hanno praticamente mandato i pacchi in modo. Vabbè, cioè, hanno mandati con criteri diversi, sì, e ad orari hanno diversi. Mandati praticamente ad orari differenti. Ad esempio, quello di Salvatore è arrivato stamattina, invece il mio è arrivato oggi pomeriggio. Quello di Jen ieri alle 7:30. Quindi ho. Cioè, abbiamo dovuto fare per forza dei video. Vabbè, ma separati. Ma dobbiamo prescindere. Vabbè, separati. Però comunque non sono arrivate le cose tutte insieme, quindi abbiamo dovuto fare proprio tre video separati. E non so se avete visto già gli acquisti che hanno fatto anche Jenny e Salvatore, cioè loro hanno preso cose utili, soprattutto Salvatore che ha preso quei completi che mi piacciono tanto. Jenny, io ho comprato una cosa che me l'aspettavo più grande, però poi è arrivata che Mini, cosa, Jenny, una spazzola. Ah, è vero, sì, tu hai preso una spazzola di bambù che no, in realtà, cioè, allora, cioè, avevi visto che era piccola. Sì, ma non pensavo che era così, cioè okay, era così. Comunque questo però è il mio pacco. Io ho preso tante cose, ci sono anche due cose per la nostra mamma. E adesso vi farò vedere tutto. E niente da quelle. Cosa? E niente da quella di mamma. Dove sono adesso qui? Se le trovi, già. Allora, è una cosa bianca. Questa. Ah, ok. Aspetta, c'è pure l'altra. Vabbè, vi facciamo vedere innanzitutto le cose per la nostra mamma e poi vi farò vedere le mie. Le apro io, posso aprirle io? Sì, le apro io. Va bene. Allora, questa è una borsa. Io me l'aspettavo rigida, perché quando l'ho vista. Peccato, perché nostra mamma preferisce le borse rigide. Però questa, cioè, non è male alla fine. Però dai, c'è anche. Come si chiama? La pochette? Sì, il borsellino, come vuoi chiamarlo? Però perché hanno questo odore? Sì, hanno. Vabbè, uno strano odore. Mettila là, va. Vabbè, che mettiamole qui. E poi questa qua, che. Ma cos'è, un gilet? Non ho la più pallida idea. Ma già, un gilet, che cos'è? È un. Non penso. Un mezzo blazer. Un mezzo blazer. Dov'è? Nostra mamma sceglie queste cose eleganti. Perché è tipo no, è bello, guardate. Sì, e si mette magari tipo con, che ne so, una gandottiera, queste cose qua. Perché le braccia devono rimanere scoperte. E vabbè, sotto. È una jeans. Cosa elegante. Vabbè, diciamo, insomma, come si vede. Per andare sempre da qualche parte. Sì, ma mamma so. Si veste sempre così. Quindi diciamo che questo rientra proprio nei suoi corsi. Sì, è vero, ha ragione Jenny, perché nostra mamma si veste anche durante il giorno elegante, quindi rientra nei suoi gusti. Però ecco, se metti questa dentro quell'altra. Comunque adesso andiamo nella nostra stanza, Jenny. E proviamo a vedere. Provo i vestiti, vi faccio vedere tutto. Allora, questi sono i primi due acquisti. Ovviamente li ho comprati separati, ma ve li sto facendo vedere insieme, così facciamo più veloce. Allora, ho scelto questi pantaloncini sportivi neri con queste righe bianche. Jenny, tu che ne dici di questi pantaloncini? Belli, però non sono nei miei. Non hanno le tasche, come? Non rientrano nel mio stile, quindi io non li metterei mai. Ma non hanno le tasche, già neanche dietro, no. E che voto dai? Non lo so. Vabbè, non lo so. Poi ho scelto questo top di Pizzo, solo che ho provato ad indossarlo senza reggiseno, e, cioè non è cosa. E quindi ho messo il reggiseno nero sotto, che tra l'altro neanche si nota. E niente, cioè questo è così di Pizzo. Jenny ovviamente, proprio. No, Jen, bocciato questo. E non rientra nei miei gusti, quindi no. Che voto dai? 7,5. Perché, scusa, Jen, che problemi ha questo top? Non. Sì, lo so che cioè, non li utilizzo neanche io, i top e così. Allora, però ci sta per cambiare, per avere qualcosa di differente nell'armadio. Cioè, se no tutte magliette, vabbè, basta, ma non ho top. Ma questo non rientra nel mio stile, però ho dato 7,5. Ah, hai dato 7, non avevo sentito, scusa. Ma secondo te con cosa potrei abbinarlo, questo top? Con dei jeans? Non lo so, scrivetemelo nei commenti. Cioè, con cosa potrei abbinare questo top nero di Pizzo? Perché io non ne ho proprio la minima idea, cioè non lo so. E andiamo avanti, già faccio vedere le altre cose. Sì. Allora, questi sono gli altri pantaloncini, li ho scelti così, di jeans neri. E poi li ho presi anche uguali, c'è cioè lo stesso modello però di un colore differente, e adesso ve li farò vedere. Jenny, tu che ne pensi di questi? Questi sono belli. Meglio di quegli altri? Di quali? Di quelli sportivi? Di quelli, sì.
Che voto dai? A Otto. me piacciono, dai. Io do 9. Comunque il nero sta bene su tutto, quindi cioè puoi mettere qualsiasi maglietta sopra. Adesso vi faccio vedere gli altri anche. Questi sono gli altri pantaloncini e li ho scelti così, blu. Jenny, quali preferisci? Quelli neri o questi blu? A me piacciono entrambi, a parte che è lo stesso Faccio modello. questi. Questi? Invece mi sa che a Salvatore piacciono più quelli neri, perché gliel'ho fatti vedere prima e ha Magari detto che sono più preferisci neri, quelli. questi sono diversi perché sono blu. Io Appunto, infatti per questo li ho presi, perché erano blu. non li avrei presi neri gli altri, li avrei presi No, neri neri ci stanno e sempre, Jenny, stanno bene su tutto. E adesso vi faccio vedere l'altro completo, perché anch'io ho preso un completo come Salvatore, per la prima volta, perché io di solito i completi non li prendo mai, prendo sempre cose separate. Questo è il completo, i pantaloncini sono un po' stropicciati, però a me piacciono, solo che cioè, il top è proprio piccolo. Cosa facciamo già con questo top adesso? Io con il top, a me non va neanche. È proprio, a parte che in teoria se dovrei mettere questo top, non, cioè, non dovrei mettere il reggiseno sotto questo nero, ma almeno dovrei avere le bratelline trasparenti. Ma a parte questo, cioè, è proprio piccolo. Non so se si vede, ma è piccolo. E che faccio adesso, Ge? Boh, niente, dimmi il pantaloncino, il top resta là. Non lo so, magari provo a vedere se trovo un reggiseno trasparente, ma comunque è sempre la stessa cosa, cioè con le bradelline trasparenti. Vabbè, i pantaloncini mi vanno, anche se adesso sono stropicciati, sono così, cioè sono belli i pantaloncini, a me piacciono. Per questo io non prendo mai un completo, proprio per questo motivo, perché magari la parte di sotto mi va e poi la parte di sopra non mi va. Tu che voto dai, Jenny? Almeno i pantaloncini, dai. Pantaloncini 8,5, il Il top top 0, perché bocciato. il top no. Vabbè. Il top non classificato. Poi ho preso questa maglietta blu con una farfalla davanti. Vabbè, i pantaloncini sono quelli di prima. E l'ho presa. Complimenti Come? al fabbricante di lacrime. È vero, Salerno. Ge, hai ragione. E poi ho preso la stessa maglietta con lo stesso disegno, però di un altro colore. Anche se ovviamente questa è la mia preferita, perché lo sapete, No, io amo il fabbrica, blu. invece la maglietta vuole Sì, questa. ho preso la stessa maglietta con lo stesso disegno, però di un altro colore, Ge. Che colore? E adesso ve la farò vedere. Anche se, ripeto, preferisco questa. Questa è l'altra maglietta, praticamente uguale a quella di prima. Solo che non è blu, ma è nera e la farfalla è viola e bianca. Jenny, quale preferisci? Questa. Questa? Vabbè, si può abbinare più facilmente rispetto a quella di prima che è blu, però cioè, sono belle entrambi, dai. E che voto dai a queste magliette? 9. Ah, almeno, dai. Questa invece è una maglietta lunga e io sicuramente la utilizzerò come un vestito, solo che mi sa che conviene mettere comunque dei pantaloncini sotto. Già, che ne dici? E È bella perché è simile a quella rossa che abbiamo già. quindi? È Che 9 pure a questa. a me piace perché l'ho presa ovviamente blu, quindi. E sì, anch'io dai, do 9. Sì. E adesso sono rimaste poche cose da farvi vedere. Ho comprato anche queste infradito, le ho scelte nere e con i brillantini, anche se nel video non si vedono i brillantini. Jenny, che voto dai? Vabbè, sono delle semplici infradito. Ma così io manco l'ho Delle vista. infradito, Jenny, come non le hai viste? Perché? Sono nere, guardale. Non le vedo. Avvicinati, queste sono. Togli il piede, come le vedo? Mamma mia, Ma Ge, io non vai, vedo il vedile dallo disegno! specchio. Che disegno c'è? Non c'è nessun disegno, Come sono nere. no? Io Ge. Semplici, belle, però È più semplice di così. Comunque, sicuramente. questa volta il numero è giusto, cioè 38. Quindi, Però non lo so, cioè, tutto di nero sempre, come mai? così. No, 9. 9? Sì. Anzi, dai, è generosa stasera. Io ho preso questi calzini bianchi, neri e grigi. Sicuramente li vorrà anche Jenny, ovviamente. No, Ge? Va bene, io come ti facevo Poi ho vedere i disegni. comprato questa spazzola di bambù.
Praticamente è la stessa spazzola che ha preso Jenny, solo che Jenny l'ha presa in miniatura. Cioè non riesco a toglierla. Cosa? Che cosa? Che cosa? E no, Jen. Vabbè, è una spazzola di bambù. Ho preso degli accessori. Allora, queste sono due capigliere. Queste due collane. Cioè, in realtà, qui ci sono due collane unite. Invece, qui ci sono tre collane unite. Secondo me sono bellissime, entrambi. Poi, guardate che bella questa farfalla blu. Poi, qui ho preso una matita e un lucida labbra marrone. Questi sono degli occhiali, li ho scelti blu, ovviamente. Anche questi mi piacciono molto. Ma io li utilizzo come un cerchietto, ecco. Poi ho preso questa borsa per il mare. Guardate com'è carina. Con questo astuccio, borsellino, chiamatelo come volete. E secondo me questo è molto utile, perché metti il cellulare qui dentro, così non si rovina quando vai al mare. Infatti l'ho presa apposta perché c'era questo. E niente, allora ho finito con gli acquisti. Credo di avervi fatto vedere tutto. E nei commenti scrivete quello che vi è piaciuto di più. E vi saluto anche Jenny, adesso non so dove è andata, si è un attimo allontanata. E comunque niente, vi saluto anch'io. Ciao!